In presenza dell'autore Claudio Coletta, che voglio subito ringraziare. Grazie anche a Michele per aver raccolto lo studio. La storia si svolge nel 1974 ed è stato definito un noir. Io non lo so che cos'è realmente. Certamente c'è una storia noir dentro, c'è una catena di delitti che avvengono all'interno di questo mega ospedale romano che più o meno penso che conosciamo tutti. Il simbolo dell'ospedalità romana dei primi del Novecento, no? Male. Alcuni dormivano profondamente raggomitolati nei sacchi a pelo, altri chiacchieravano con aria insonnolita, sorseggiando del caffè. Una coppia amoreggiava al riparo della fila dei banchi più in alto, attività che peraltro li aveva assorbiti senza un attimo di sosta sin dal primo giorno di lotta. Compagni, la polizia sta circondando l'edificio, preparano una carica per liberare l'istituto. Dobbiamo organizzarci subito perché quelli entrano e ci fanno a pezzi. Ma che cazzo dici, rispose Pino Leonardi, se finora non hanno alzato un dito? Guarda che in questo momento 3 camionette piene di celerini stanno circondando l'istituto, le ho viste con i miei occhi. Dobbiamo fare presto, non c'è tempo da perdere. Io mi sono affacciato un momento fa e non ho visto niente. Sei tu che hai le paranoie, disse un altro sbuffando. Ma in quell'esatto momento arrivarono urla, tonfi sordi e un pesante rumore di passi del corridoio esterno all'aula. Tutti rimasero impietriti, interrompendo ogni discussione, quando di colpo la porta dell'aula si spalancò e apparve uno del collettivo, il terrore dipinto sul viso. Prima di riuscire a dire qualcosa, venne abbrancato alle spalle da un poliziotto enorme che lo fece rotolare a terra come un fuscello e gli saltò sopra la schiena con tutto il suo peso. Immediatamente dopo i celerini, tanti, come una valanga, tutti con casco e manganello, invasero l'aula.